Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, ragazzi, innanzitutto benvenuti in questo nuovo video. Sì, come avete potuto leggere dal titolo, ho deciso di uscirla anch'io. Uscirla anch'io e ci ho pensato molto, volevo dirvi questa cosa qui e ci ho pensato molto anche perché qualcuno me l'aveva chiesto, ma perché non la esci? Perché non la esci? E sì, dai, alla fine ci ho pensato e ho deciso questa cosa. Sì, diciamo che potrebbe essere capita come un doppio senso, ma non è così perché? Perché la voglio uscire, sì, ma la mia collezione di cubi di Rubik. Sì, qualcuno lo so, ha pensato in doppio senso, ha pensato proprio a quella cosa lì, ma non è così. Vi ho fregati. Allora, anche perché su YouTube non si può, quindi dovevo per forza uscire una cosa. Quindi ho pensato di uscire la mia collezione di cubi di Rubik. Quindi questo video andrà dritto dritto nella rubrica del mitico Rubik. Quindi che dirvi? È preparata lì sul tavolo tutta la mia collezione, non ne sono tanti. Ti direi di non perdere altro tempo e di andare al banco subito dopo la sigla. Amici di Mitico Snake, eccomi qua al banco. Allora, come ho detto nella intro di questo video, finalmente la esco anche io. Tranquilli, nulla di clamoroso, nulla di trascendentale, nulla di chissà quanto perverso, lasciamolo dire, anche perché altrimenti YouTube mi avrebbe bannato questo video. Ma uscirò la mia collezione di cubi di Rubik, infatti eccola qua ben servita sul tavolo. Allora, voglio prima farvi vedere lui, perché anche lui è entrata nella collezione per quanto riguarda lo speed cubing. È uno stackmat, un timer con cui mi alleno, che mi consente di cronometrare durante le mie sessioni di speed cubing. È un cronometro, devo dire che funziona molto bene, però per questo arriverà un video dedicato. Vi dico solo che della Uxin, e Uxin non è altro che un sottobrand controllato da Xiaomi, quindi penso che meriti un video dedicato, non so tra quando, ma arriverà. Ma adesso concentriamoci sulla collezione di cubi di Rubik. Allora, io direi di partire da più scarso a quelli che mi sono arrivati di recente. Allora, il più scarso è proprio lui, ovvero il Mirror Cube. Mirror Cube perché lui è più scarso di tutti? Perché, come potete vedere, è un cubo di Rubik di un unico colore. I cubetti sono di dimensioni diverse, anzi tre dimensioni diverse, solo che quando va girato, vedete, cambia letteralmente forma. Quindi ogni rotazione assume una forma diversa. Ok, io adesso non sto qui a fare lo scramble, vale a dire a mescolarlo, perché altrimenti per ricomporlo, per riportarlo alla forma originale, è un casino. Allora, io l'ho comprato in un negozio di cinesi, l'ho pagato 2 euro, però lo si può acquistare anche su Amazon e costa attorno agli 8-9 euro, ed è molto più buono di questo perché è fatto proprio per lo speed cubing. Non è molto portato durante i campionati, i tornei, però devo dire che se lo volete far entrare nella vostra collezione, ne volete uno più buono di questo qua che ho acquistato io, lo comprate su Amazon. Magari vi lascio il link, qualche link di riferimento qua in basso nella descrizione, qualche link d'acquisto. Ma mettiamolo da parte, quindi tutti i cubi che vi mostro li metto da questa parte. Partiamo da altri tipi di cubi di Rubik, che io direi di partire da un set di cubi che ho acquistato nel passato. Allora, uno e due, eccoli qua. Allora, insieme a questi due ci stava anche un 4x4, però purtroppo l'ho dovuto buttare perché tipo dopo 10-15 solve il cubo crashava di continuo. Quindi crashava vuol dire che andava in mille pezzi durante una solve, una risoluzione. Quindi anche se lo rimontavo, lubrificato, settato, e a dire il vero non avevo mosso nemmeno le viti centrali, purtroppo saltava durante una risoluzione. Questi sono dei cubi della Corzon e inizialmente avevano degli adesivi in carbonio, quindi degli adesivi neri. Lasciava intravedere a malapena il contorno di ogni cubetto e diciamo che si riusciva a riconoscere il colore. Però io li ho rimossi per comodità perché confondevano solamente la vista. Cubi della Corzon, che tutto il set completo l'ho pagato attorno agli 11 euro. E anche di loro trovate il link qua in basso in descrizione. Devo dire che sono dei cubi abbastanza buoni, girano anche bene, e io inizialmente li utilizzavo come main cube, sia 2x2 e sia il 3x3.
anche il 3x3 l'ho lasciato come era, lui ancora deve subire nessun tipo di settaggio, ma magari a malapena l'ho lubrificato, però come potete vedere ha un movimento abbastanza dolce ed ha un feedback tattile molto molto buono, quindi direi che per iniziare ve lo consiglio. Anche di loro nella descrizione trovate i link d'acquisto e vi lascio direttamente il link d'acquisto per tutto il set da 3 della Colzone, ma mettiamo da parte anche loro e adesso partiamo da quelli che sono i 3x3 più scadenti a quelli più buoni. Allora io direi iniziare da un 3x3 scadente, che è proprio questo qua, il cubo di Rubik 3D, ovvero che rispetto a un altro tipo di cubo di Rubik, come potete vedere i tasselli colorati sono un pochino più rialzati, hanno la forma del cuscinetto, però sono un po' bombati, diciamo che gira bene. Io l'ho visto in un negozio che aveva attirato la mia attenzione, ho detto compriamolo, ci facciamo qualche soldo, e come potete vedere gira bene, però diciamo che anche a tagliare, però il 45 gradi non è che lo taglia abbastanza bene, quindi diciamo che anche lui si va a bloccare, e diciamo che in una SOV non è che crasha come è capitato con un mio vecchio 4x4, però diciamo si blocca, e con lui non è che abbia avuto dei buoni tempi. Anche di lui comunque io in un negozio fisico l'ho pagato 6 euro, vi lascio il link d'acquisto qua in basso ad Amazon, se volete acquistarlo fate pure. Andando avanti troviamo qualche altro tipo di cubo di Rubik, che diciamo quello era uno dei più scadenti, adesso ve ne mostro qualcuno più buono che ho acquistato all'inizio, ed era questo qua, sì, questo è stato uno dei miei primi cubi di Rubik con cui mi sono allenato, anzi ho imparato il 3x3, che poi vi dico un po' la mia storia su come ho imparato il cubo di Rubik e da quale sono partito. Allora, 3x3 gira abbastanza bene, questo qua subito lubrificata, settata, e gira molto bene e non è mai saltato durante una solve, quindi si comporta molto molto bene nei movimenti, vedete? Ok, io lo metto da parte, non so il modello esatto perché non ho nemmeno più la confezione di vendita, però magari vi lascio qualche link d'acquisto qua in basso, più o meno un modello che si avvicina a lui. Andando avanti troviamo un altro cubo di Rubik comprato sempre in un negozio di cinesi, con formazione nera, adesivi, anzi dimenticavo, allora questo qua è stickerless, però comunque i colori sono stampati direttamente sulla plastica, però come potete vedere si sono sbiaditi. Anche questo qua invece sono con gli adesivi, una cosa che mi sono dimenticato sui cubi della Colson, invece ve li rimostro, anche loro sono stickerless, quindi i colori non si vanno a sbiadire come sull'altro 3x3 che vi ho mostrato. Questo qua invece porta gli adesivi standard, sì, sono un po' consumati, però la cosa buona è che gira molto molto bene e taglia anche molto bene, 45 gradi, vi faccio vedere, e vedete? Quindi questo qua ha subito delle lubrificate e ha subito anche qualche settaggio. Non conosco il modello esatto perché l'ho comprato dai cinesi, però nella descrizione vi lascio magari qualche link di un modello che si avvicina a questo qua. Mettiamolo da parte e adesso arriviamo man mano a quei cubi di Rubik che per me sono quelli là leggermente più buoni. Allora, partiamo da quest'altro, anche lui il modello sconosciuto l'ho acquistato sempre dai cinesi, però questo qua devo dire che ha un movimento un pochino più silenzioso, eccolo qua, ve lo faccio sentire, è un pochino più silenzioso rispetto agli altri cubi che ho acquistato. Questo qua l'ho pagato, vi dico addirittura l'ho pagato 1,50 euro, gira molto bene, questo qua l'ho lubrificato, l'ho settato e devo dire che anche lui, come l'altro cubo di Rubik che vi ho mostrato, non è mai crashato, si è sempre comportato bene. Qui abbiamo degli adesivi, non mi ricordo se l'ho detto, ma va bene così, e sì, gira molto bene, non è mai crashato, pagato 1,50 euro e devo dire che ne sono rimasto soddisfatto. Vi ripeto, non conosco il modello esatto, magari vi lascio qualche link di riferimento. Adesso andiamo avanti e vi mostro un altro cubo di Rubik. Allora,
un altro cubo di Rubik 3x3 è quello là originale della Rubik's versione 2. Versione 2 perché? Perché la prima versione era una versione con adesivi, mentre invece qua è una versione stickerless con colori direttamente stampati sul cubo. Diciamo che questo qua è molto molto rumoroso, lo ammetto. Sentite? Molto molto rumoroso. Io da quando mi è arrivato, perché questo qua diciamo che mi è arrivato il postino, mi ha consegnato questo cubo di Rubik, che poi tra l'altro non so nemmeno da chi mi fosse arrivato, però dico grazie a chi me lo abbia inviato. Come ho detto, è della Rubik's originale, fa molto rumore. Ci ho fatto qualche solvo, ogni tanto si blocca, non è che gira molto bene. Da quando mi è arrivato non l'ho mosso nemmeno un po', quindi diciamo che ha subito solo una lubrificata, ma non l'ho settato, ok? Penso che su Amazon, anzi su Amazon lo troviamo attorno a 10-15 euro, e anche di lui in descrizione trovate il link d'acquisto. Mettiamolo da parte e adesso arriviamo ai cubi di Rubik 4x4. Allora, per quanto riguarda il 4x4, uno dei primi che ho acquistato è proprio, non si riesce a distinguere, eccolo qua, è un cubo di Rubik 4x4 della LMYS, una cosa del genere, LMYS, una cosa del genere, non mi ricordo bene il nome, magari quando faccio l'editing di questo video vi scrivo il nome preciso qua sul video. È un cubo di Rubik che, a dire la verità, si muove molto molto bene. Come potete vedere, questo qua l'ho lubrificato ma non l'ho settato, anche perché è già abbastanza fluido e veloce di suo, quindi diciamo che non l'ho mosso più di tanto, ma l'ho solamente lubrificato, ok? Vedete, ci va bene, movimenti silenziosi, molto morbidi. E questo qua, beh, diciamo che questo qua è stato il mio primo 4x4, perché dovete sapere che io ho iniziato direttamente a risolvere il cubo di Rubik partendo dal 4x4, perché quando sono venuto a conoscenza dello speed cubing circa 4-5 mesi fa, si portavano di moda i 4x4. Ho detto, ma va, ne acquistiamo uno e proviamo a risolverlo. Infatti sono partito proprio da questo modello qua, LMY, vabbè, vi lascio il nome qua sul video, ma vi lascio anche il link d'acquisto in basso nella descrizione, il link d'acquisto direttamente da Amazon, non ricordo il nome preciso, ve lo lascerò. Quindi anche gli strati interni si muovono molto molto bene, e devo dire che, vedete, anche se vogliamo girare, se teniamo tutti e tre i lati, giriamo solo uno centrale, girano molto molto bene senza problemi. E anche di questo vi lascio il link qua in basso in descrizione. Andiamo avanti. Un altro 4x4 che ho acquistato in successione è stato il Vuque Mini M 4x4, un cubo della Mofunch, sì, Mofunch Vuque Mini M 4x4. Stranamente di questo qua ricordo il modello, perché è stato uno dei miei primi cubi magnetizzati o magnetici, perché all'interno di ogni cubetto, non so se riuscite a vedere, ecco qua, vedete? Sono presenti dei magneti, e questi magneti fanno in modo che ad ogni rotazione vanno a bloccarsi all'istante, ok? Non è che siano molto forti, però il lavoro lo fanno abbastanza bene. Questo qua, stranamente, io l'ho dovuto smontare per pulirlo, perché all'interno ci stava un po' di sabbia, il movimento gracchiava un pochino, non era molto fluido. E a dire la verità, ragazzi, non ho mosso le viti centrali, anche per non creare casini, però che è successo? Nel rimontarlo, il cubo di Rubik non era più quello che avevo acquistato, non girava bene, si bloccava ad ogni rotazione, quasi crashava, nel senso che andava in mille pezzi durante una solve, una risoluzione, e diciamo che questo qua l'ho accantonato un po', però ogni tanto lo faccio girare. Vuque Mini M 4x4, e vi lascio di lui il link qua in basso nella descrizione nel caso voi vogliate acquistarlo. Ma insieme a lui, perché questo qua dovete sapere che ci sta una storia dietro, perché io l'ho comprato da cubez.com, però che è successo? Che ci è impiegato molto molto tempo ad arrivare qui da me per la spedizione, e ci sono voluti circa 2 mesi. Allora, per
per addolcirmi un po', cubez.com, mettiamolo in questo modo, gratuitamente mi ha inviato lui, ovvero un Mr. M 4x4, che anche lui, non so se riuscite a vedere dalle luci, magari vi metto verso la luce, ecco qua, perché come potete vedere anche lui è magnetizzato, ogni cubetto, non so se riuscite a vedere queste piccole ombre interne, vedete ogni cubetto è magnetizzato, ok? Quindi anche lui, i magneti qua, beh, non è che siano molto forti, però fanno molto bene il loro lavoro. Quindi ripeto, questo qua è un Mr. M, anche gli strati centrali si muovono molto bene. Ci ho fatto, da quando mi è arrivato, non so, magari 20-30 solve, e ogni tanto anche lui lo faccio girare un po'. Se volete acquistarlo, link qua in basso in descrizione. Ma arriviamo ai pezzi forti, i pezzi forti di cui vi ho portato anche una video recensione e vi lascio il link qua in alto nelle schede, e sono loro, i tre cubi di Rubik della GAN. Allora, il 2x2 249 V1, molto fluido, non sto qui a dilungarmi più di tanto perché tanto potete guardarvi la video recensione che vi ho portato sul canale qualche settimana fa. Anche vedete, 2x2, movimenti molto fluidi, e lui ha preso il posto di là dell'altro 2x2 che mi è arrivato della console un po' di tempo fa, ok? Poi abbiamo il 3x3 della GAN 356R, ok? Anche lui molto fluido, da quando mi è arrivato non ha subito settaggi, magari una leggera lubrificata, e gira molto molto bene, però mi sa che devo stringere un po' la vita brucola nei centrali perché è troppo fluido e non riesco a controllarlo più di tanto. Quindi eccoli qua, ve li faccio rivedere, ma il pezzo forte è lui, il 4x4. Come potete vedere dal logo della GAN, che ormai è scomparso perché lo utilizzo più di tutti, questo qua, ed è diventato il mio main cube con cui mi alleno. Già lo sapete se avete visto la video recensione, che rispetto agli altri due cubi di Rubik della GAN 2x2 e 3x3, lui all'interno porta i magneti. Come potete vedere qua all'interno ci stanno dei magneti, e questo fa sì che ad ogni movimento si ferma all'istante, molto fluido nei movimenti e non mi ha mai creato problemi. Anche i centrali, come potete vedere, girano tutti e due insieme e non si staccano mai, quindi è una buona cosa questa qui. Anche se noi volessimo girare anche solo il centrale, gira abbastanza bene. Io non sono abituato a girare un centrale per volta, però devo dire che girano abbastanza bene quella volta che li utilizzo. E devo dire che con questo cubo rispetto agli altri sono riuscito a scendere anche al di sotto del minuto e 20. Premetto, metodo Astradis, sto imparando qualche altro algoritmo del SIFOP, ovvero il cosiddetto metodo Friedrich, ma diciamola tutta, l'ho imparato da 4 se non 5 mesi questo cubo di Rubik. Vi ripeto, sono partito direttamente da un 4x4 e l'avrò imparato in circa 3 o magari 4 giorni, si può dire. E diciamo che sono abbastanza soddisfatto dei miei tempi, anche se vorrei migliorare un pochino. E questa è stata tutta la mia collezione di cubi di Rubik. Prima che mi dimentico, anche di questi tre cubi di Rubik della GAN, 249V2, il 356R e il 460M, che... questi qua, beh, diciamo che io ho chiesto al produttore di mandarmeli un negozietto presente su AliExpress e mi sono arrivati dopo circa 3 settimane. Vi ripeto, ci ho fatto il video dedicato, e qui in basso trovate il link d'acquisto sia ad Amazon e sia ad AliExpress, ok? Che poi devo aggiornare anche il video della recensione perché voglio inserire il link d'acquisto di AliExpress. Quindi qua in basso nella descrizione trovate tutti i link d'acquisto della maggior parte dei cubi di Rubik che vi ho portato in questo video. Quindi, beh, i cubi di Rubik sono finiti. Volevo aggiungere anche un 5x5, però purtroppo non c'è stato modo perché ancora mi deve arrivare, quindi è in transito. Ma quel cubo di Rubik penso che meriti un video non appena arriverà. Amici di Mythical Snake, eccomi qua, il video è terminato, vi ho mostrato tutta la mia collezione di cubi di Rubik, anche se non molti, però ho deciso di mostrarvela di
uscirla, come ho detto nella intro di questo video. E che dirvi, i cubi di Rubik sono quelli là, quale buono, quale non buono, più fluido, meno fluido. Diciamo che inizialmente mi sono creato questa piccola collezione. Allora, come ho detto durante questo video, io ho iniziato da cubo di Rubik 4x4, anche perché quando ho iniziato lo speed cubing circa 4, magari 5 mesi fa, si portava di moda il 4x4. Ho detto, ma perché non fare una cosa azzardata e iniziare direttamente da 4x4? E sì, ragazzi, è vero, l'ho fatto, ho iniziato da lui. Infatti il mio Rubik's preferito è 4x4. L'ho imparato in circa 2-3 giorni, ho imparato gli algoritmi principali e poi man mano con il passare del tempo ho imparato qualche altro algoritmo e ho velocizzato un po' quella che è la solve, ovvero la mia risoluzione. Inizialmente impiegavo attorno ai 10 minuti, poi sono sceso sotto i 7, sotto i 5, poi addirittura alcune volte in alcune solve sono sceso anche al di sotto dei 30 secondi. Allora, un'altra cosa che voglio dirvi è che di tutti i cubi di Rubik che vi ho mostrato, alcuni troverete link d'acquisto qua in basso in descrizione, soprattutto i cubi di Rubik della GAN e i cubi di Rubik della Rubik, quindi li troverete, il link d'acquisto dei maggiori cubi di Rubik lì sul tavolo che vi ho mostrato qua in basso in descrizione. Un'altra cosa, spero che la videoripresa dall'alto sia stata di vostro gradimento, perché ho voluto sperimentare questo tipo di videoripresa. Ho detto, ma facciamo così, proviamo a fare una videoripresa dall'alto con la speranza che vi piaccia. E se questo video vi è piaciuto, se la mia collezione di cubi di Rubik vi fosse piaciuta, se vi è piaciuta la videoripresa dall'alto, fatemelo sapere con tanti bei pollicioni in su, ma soprattutto fatemi sapere la vostra su tutto qua in basso nei commenti. E io chiudo il video con le solite cose: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché ci tengo, ultimamente sta crescendo di quel poco gli iscritti, ma a me non può farmi che piacere. Attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutano moltissimo a crescere il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricordo la piccola animazione qua in basso, ma trovate il link anche qua in basso nella descrizione. E devo dire che Instagram ultimamente è diventato il mio social primario, là dove posso chiacchierare con la maggior parte di voi e portarvi tutte le anteprime. Tutte le anteprime, scusate, sia per quanto riguarda quella che è l'high tech, sia per quanto riguarda lo speed cubing ultimamente. Quindi vi aspetto anche lì. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! Lo so che avete pensato quando all'inizio ho detto la voglio uscire. Voi avete un doppio senso nella vostra testa in un'unica cosa, ma non è stato così. Siete dei pervertiti. Vabbè, ciao!